Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Un altro dipendente dice addio al principe Harry e alla moglie Meghan Markle. Si tratta di Josh Kettler, che ha deciso di lasciare dopo soli 3 mesi al loro servizio. Le voci circolanti suggeriscono che sia impossibile lavorare per loro. Da quando Harry e Meghan si sono trasferiti a Montecito in California, hanno visto passare ben 17 dipendenti. Ora, con le dimissioni di Josh Kettler, il conto sale a 18. L'uomo, considerato l'ombra dei Sussex, aveva organizzato per loro persino un finto tour reale in Nigeria. Le motivazioni delle dimissioni di Josh Kettler sono ancora avvolte nel mistero. Ufficialmente è stato assunto in prova e ha deciso di lasciare insieme a Harry e Meghan perché non era la soluzione giusta. Tuttavia, secondo il biografo reale Tom Quinn, il vero motivo sarebbe la difficoltà di lavorare con i Sussex, considerati incontentabili. Un ex dipendente dei Sussex ha confermato che nessuno sarebbe disposto a tornare a lavorare per loro, sottolineando la tendenza generale a scappare e non tornare. Questo episodio si aggiunge alla lista sempre più lunga di dipendenti che hanno lasciato il servizio dei duchi di Sussex, sollevando interrogativi sulle loro esigenze eccessive. Le dimissioni di Josh Kettler dopo soli 3 mesi confermano un'instabilità nel personale che sembra non placarsi. Resta da capire se le richieste dei Sussex siano effettivamente troppo onerose o se ci sia altro dietro le quinte.